Sono tutti per me? Buonasera, non vi nascondo che pur essendo il quarto anno che vivo a Chiesi Nuzzanese c'è una particolare emozione questa sera nell'aprire la settimana chiesinese, che questa settimana in particolare mostrerà tutto quanto di bello e di spettacolo ha offerto negli anni scorsi, dimostrando il grande onore di questo paese che è ormai ricordato in tutti gli angoli di questa bella Toscana per la simpatia e l'entusiasmo. Grazie per esserci anche questa sera. E vi devo dire che l'emozione non manca. Non manca soprattutto perché questa sera debuttiamo alla grande con il concorso nazionale di poesia Il Fiore, un concorso che ormai si è reso celebre in tutta Italia, raccogliendo qui personaggi illustri della letteratura contemporanea italiana. Questa sera, come ormai molti di voi sapranno, è ospite Mario Tobino. E non soltanto Mario Tobino, perché saranno ospiti anche talenti quali sono Carlo Giuffrè e Paolo Panelli, a cui va il vostro applauso. Lo spettacolo avrà una piccola introduzione, il concorso nazionale avrà inizio alle 22:15, apriremo la serata con le allieve della scuola di danza di Chiesi Nuzzanese diretta dalla maestra Antonella Pellegrini, che interpreteranno i seguenti balletti: Peter Gabriel, Summertime, Carmine Burana e l'Adagio, intervallati dalla cantante Patrizia Barghini, che ci delizierà con tre brani, Quasi per caso con la musica del maestro Sandro Bartolozzi, Ti porterò di Fabrizio Bruni e Sandro Bartolozzi e Dancing Me and You di Daniele Mandorli e Sandro Bartolozzi.
guarda, non mi tocca, a me mi ha toccato. Difficile che mi tocca. Ma mi ha chiedere al vigile da me. Mette scusi vigile. Che t'ha detto? Thank you.
qualche mamma con un peggio. Di nuovo un applauso invece alle allieve della maestra Antonella Pellegrini, un applauso, e infine a Patrizia Barghini che ha interpretato tre brani. Ed è con grande onore questa sera che abbiamo prima del concorso nazionale della dodicesima edizione del Fiore di presentarvi due illustri amici che questa sera vi delizieranno con la musica e il canto. Vi presento accanto a me il soprano Sabrina Pesci, che sarà accompagnata dal maestro Luca Pacini in due brani di grande intensità, uno di Claude Debussy, Romance, l'altro di Enrique Granados, La Maya Dolorosa. Sabrina Pesci e il maestro Luca Pacini.
bravo. Ancora un applauso al soprano Sabrina Pesci, il maestro. Grazie, vi ritroveremo più avanti nella serata. Bene, diamo inizio alla 12ª edizione del concorso nazionale Il Fiore, vinto fra l'altro nella prima edizione da colui che vi presenterà questa sera la grande kermesse, cioè Luciano Luisi. Molti sono i nomi che hanno attraversato Chiesino Zanese, da Luciano Luisi stesso a Domenico Purificato, ad Aldo Fabrizi, a Romano Battaglia, a Claudio Angelini, a Mario Luzzi e poi quest'anno vedremo Mario Tobino e altri tanti personaggi in giuria a decretare il successo di questa manifestazione, da Giorgio Saviane a Nantas Salvalaggio, a Cesare Marchi, a Pierfrancesco Listri. Ma dobbiamo applaudire, credo, tutta la giuria per il grande impegno profuso in questi anni. E se per la delizia delle signore c'è il presentatore, per la delizia degli uomini, invece ospitiamo questa sera una illustre, famosa e bellissima ospite, vincitrice di Lady Universo 1989, e con grande onore che ospitiamo Julia Jones. Julia Jones che arriverà fra mille applausi, ce lo immaginiamo già grazie a questa falcata che indubbiamente è il passo di una star di prima grandezza, ed è con grande onore che si fa avanti Julia Jones. Qui
vengono consegnati i fiori. Ciao Giulia, come stai? Mi piace? Ed è per questo, credo che non sia soltanto la bellezza fare di Giulia un bellissimo personaggio, una bella ragazza, ma anche e soprattutto quel che conta l'intelligenza, che è molto più importante. Allora, dopo Lady Universo, dopo trascorso a Video Music, cosa farei? Ma io vado avanti con il mio lavoro e eventualmente dopo un paio di anni ricasco sulla mia laurea in letteratura italiana e rinizio a fare traduzione un'altra volta. Ma per ora vivo questo momento molto bene. Bene, ancora un applauso a Julia Jones. Arriva tra l'altro anche il sindaco di Chiesina Ozzanese, a cui consegniamo questo premio. C'è anche il bacio per l'occasione da parte del sindaco. A Julia Jones, che rimane con noi. A questo punto diamo voce alla poesia. Ringrazio Giulia di essere intervenuta e rimane qui sul palco per ospitare con un altro grande applauso, credo, un personaggio usando poca letteratura di rara umanità. È il primo vincitore di questo grandissimo concorso di cui credo dovete essere orgogliosi e fieri, signori e signori, Luciano Luisi. Ecco Luciano Luisi, a cui va questo grande applauso per la sua presenza questa sera, e a lei il microfono, grazie. Cari amici, posso chiamarvi così? Sono molti anni che ci troviamo qui in questa piazza suggestiva nel nome della poesia e dei fiori, di questi straordinari compagni della nostra vita che condividono con noi anche spesso inconsapevolmente il nostro habitat e che ci accompagnano in tutti i momenti felici della nostra vita e anche in quelli tristi. Per questo i poeti hanno sempre amato i fiori, cantato i fiori come simbolo dell'amore e anche per la morte. E questo premio da 12 anni invita i poeti a riflettere, a meditare sul fiore, ed è straordinaria la messe di poesie che giungono, in cui tutti i fiori, dagli umili fiori dei campi fino ai più sontuosi, fino alla rosa, che è stata la privilegiata dei poeti fino dai tempi antichi, sono cantati, sono scelti per esprimere sentimenti diversi. E anche stasera sentiremo delle poesie che ci propongono temi molto veri, molto profondi, suscitati da un fiore. Ma vorrei che venisse qui il dottor Cosci, che è il segretario della giuria ed è l'animatore, il patron si direbbe, di questo premio, ma non mi sente. Dottor Cosci? Io direi a questo punto di chiamare le autorità, quindi prima di tutto il sindaco, dottor Marco Cortesi, lo pregherei di salire sul palco, poi l'assessore al turismo Arbi, poi il giornalista Nino Negri, membro della commissione giudicatrice. Nino Negri. Ecco, mentre io vorrei dare lettura del verbale della commissione giudicatrice. 12ª edizione del Premio Nazionale di Poesia Il Fiore. La commissione giudicatrice del Premio Nazionale di Poesia Il Fiore, composta da Giorgio Saviane, presidente, Elio Filippa Crocca, Giovanni Gigliozzi, Pier Francesco Listri, Cesare Marchi, Nilo Negri e Nantas Salvalaggio, segretario Renzo Cosci, tiene subito a precisare, a vantaggio del premio, che l'esame delle oltre 1200 poesie partecipanti a questa 12ª edizione l'ha posta di fronte ad un lavoro intensamente selettivo, svolto pur nelle diverse angolazioni di prospettiva critica con serena e attenta analisi, nell'intento di porre in discussione le liriche più meritevoli.
I criteri seguiti per addivenire a tale risultato sono stati quelli già adottati nelle precedenti edizioni, nello sforzo di arrivare all'individuazione di autentici documenti di poesia che esprimessero, pur a diversi livelli qualitativi, ricchezza di ispirazione attraverso una trascrizione di formale efficacia. Compito non facile, vista la larga e valida partecipazione al premio di nomi ben noti nel mondo delle lettere. Il criterio meticolosamente adottato consentiva di addivenire ad una prima rosa di concorrenti formati da Giuseppe Saitta, Armando Giorgi, Adriana Scarpa, Pia Bandini, Cesi Petitti, Renata Ungaro, Mario Tobino, Antonio Cacace, Franca Bacchiega, Luciana Cerne, Giacinto Di Stefano, Alessandro Scarpellino. Da questo validissimo gruppo la Commissione, attraverso successive discussioni e selezioni, arrivava alla seguente classifica. Primo premio, lire 1.000.000, fiore d'argento appositamente realizzato dal maestro orafo Mastro Setti di Trento a 2 giorni di ospitalità per 2 persone a Mario Tobino per la lirica Viole messe in luce, con la seguente motivazione. Il succedersi fitto ma nitidamente immediato dei momenti strutturali della lirica tesa sull'alternarsi armonico di vicende e di sentimenti, di immagini e di sensazioni stimola una forte rispondenza emotiva racchiusa in chiaro simbolismo espressivo. Secondo premio, lire 500.000, fiore d'argento e ospitalità a Franca Bacchiega di Firenze per la lirica Vita per Vinca, con la seguente motivazione. La complessa struttura della lirica affronta in chiave drammaticamente geniale il problema dell'uomo contemporaneo, delineando con immagini e situazioni efficacemente rappresentative il senso di una presenza giustificata e giustificante. Terzo premio, lire 300.000 e targa artistica del comune di Chiesina Ozzanese a Antonio Cacace di Lido di Venezia per la lirica Fiore di strada, con la seguente motivazione. Il semplice motivo ispiratore della lirica si traspone in felice correvolezza di dizione poetica per assumere un timbro di composta e saggia esortazione. La Commissione decideva inoltre di segnalare i seguenti autori. Luciana Cerne di Pontedera con la lirica Dietro i gerani. Giacinto Di Stefano di Piacenza per la lirica Fiori di carta. Che stasera non potrà essere presente per impegni precedenti. E Alessandro Scarpellini di Pisa per la lirica Un cortile, che dovrebbe essere presente. Luisa, a lei lascio il mio compito. Allora, secondo il rituale dello spettacolo, cominciamo dal terzo premio. C'è i segnalati? Allora, i segnalati sono pregati di accostarsi e di leggere personalmente le loro liriche. Prego. Ah, non c'è. Thank you.
ripeto il suo nome? Sì. Alessandro Scarpellini, con la lirica Un cortile. Su quel muro il glicine pareva una donna, distesa sulla sabbia. Ne succhiavamo i fiori zuccherini, parlando dell'amore e del fiume che scorreva vicino. Più in là, nella prima stagione, fioriva il biancospino. Gli occhi di Borges, che scrutavano l'infinito, le mura di un giardino che mi dividevano dalle monache di clausura, i buchi fatti nella pietra per spiare Dio, camminare col velo, piano, fra le lumache e le erbe. Le rondini venivano quando fiorivano le margherite e gli innamorati scendevano sulle verdi rive dell'Arno a baciarsi. Il silenzio sa di pioggia. Luciana Cerne di Pontedera, con la lirica Dietro i gerani. Annoda il glicine, un'angoscia viola, disperato graffio sul sasso verderame che spezza il volo del calabrone d'oro. E qui che danza calda la stagione, sul cemento svestito, a piedi nudi, tra anemoni di fuoco e polpa di melograno. Nell'ora bianca che sfalda le case, un canto amaro e dolce, prigioniero di anni, consuma nella polvere un'agonia di fiamme, dietro i gerani tronchi di una finestra schiusa. Abbiamo ascoltato due voci nuove, veramente intense e esperte del linguaggio contemporaneo della poesia, cioè due voci coltivate, come erano moltissime delle poesie che hanno partecipato a questo premio. E non molto noto, anche se già ha pubblicato due o tre raccolte, è il vincitore del terzo premio, che viene da Venezia, anche se è nato a Sorrento. No, a Sorrento, esatto. Si tratta di Antonio Cacace. Vuole dirci qualcosa prima che io legga la sua poesia, circa il suo rapporto con la poesia, da quanto tempo scrive? E niente, io amo la poesia come forse voi tutti toscani l'amate distinto. E scrivere poesia, insomma, si scrive per se stessi, non voglio fare della retorica e del sentimentalismo. Scrivere e ricevere in gran parte, per molto tempo, silenzio, perché la poesia non vive di applausi. Questa sera gli applausi compensano tante altre cose, insomma. La poesia generalmente vive di silenzio e di poche comunicabilità. Quindi riuscire a dire qualche cosa è la vera soddisfazione, e basta, oltre qualsiasi altro premio. Anche ha detto delle verità assolute che potrebbe condividere qualsiasi poeta. Fiore di strada, e mi sembra ogni giorno di incontrarti da qualche parte, semi nascosto, quasi in incognito, quasi che non esisti, ma sei lì, a un capitello di freddo, dolcissima oleografia che risveglia un'orazione dimenticata o quella incredula farfugliata nell'alito d'ogni mattino. Sembri una solitaria libertà sofferta in una pazienza che s'avvinghia nel tempo. Forse di noi, il mistero di noi, abita su questa terra in ogni germoglio. Ogni giorno sembra così. Restiamo sul bordo d'un marciapiede, io ad attendere un pullman e tu ad offrire colori a un cielo che ti sorride, ma li offri soltanto a chi s'accorge che esisti. Fiore di strada, anche se non so come ti chiami, fratello mio. Una poetessa già molto nota,
una scrittrice, una docente universitaria, una donna comunque che ha sempre dedicato la propria vita alla letteratura nelle sue varie forme, si è aggiudicata il secondo premio Franca Bacchiega. Ho avuto recentissimamente il piacere di stare insieme perché ha vinto per una raccolta di poesie il premio Circe Sabaudia, che è un premio molto prestigioso, e l'anno prima, sono anni fortunati, aveva vinto con un romanzo il premio, non mi ricordo come si chiama, il Catanzaro per la narrativa, e il Casentino, Prato Vecchio, sì. Questa poesia com'è nata? Era una poesia nel cassetto? O... Sì, è una poesia nel cassetto che uscirà forse nella prossima raccolta, la prossima primavera. Comunque le poesie sono tutte nel cassetto prima di uscire ed è una delle solite poesie che nascono, come diceva Cartace, nascono dal silenzio, ma anche dai suoni, dalle forme, dai colori, che poi dà molto raccoglimento e molta contemplazione. Ecco, vi do lettura di questa poesia, Vita per Vinca. Adattarsi alla follia che s'annida nella mente d'ogni uomo, o reagire snaturando la trigonometria che sanziona i percorsi incomprensibili del mondo. La per Vinca ha perso il cielo nella passiva attesa di tonalità più accese, ha tollerato il buio strisciante nell'azione mascherata d'oscura noncuranza, nel gesto scaltro di chissà come annettere la vita alla caduta. Attenta al cielo, alle sue cure, ha ignorato che dal basso le giungeva l'alimento e la rovina. Non ricordava? Filtrare, intorpidire la sostanza velenosa, assorbire con prudenza i succhi della terra, assumendo soltanto il luminoso avvilito nella storia della specie, distinguere tra luce che rifrange la sua forma e buio insieme loro. Vita come per Vinca, aerea e radicata, inviolata e sottomessa. E siamo al vincitore di questa 12ª edizione, che è uno dei nomi più alti della letteratura italiana, che davvero onora il premio con la sua presenza. Un nome che resterà nella storia soprattutto della narrativa, perché è un grandissimo scrittore. Si tratta di Mario Tobino, del quale certamente conoscete alcuni dei suoi libri famosissimi, Le libere donne di Magliano, Per le antiche scale e recentissimo Il manicomio di Pechino. Sono libri che nascono da una sua esperienza quarantennale di medico-psichiatra, e questo osservatorio è stato per lui una grandissima fonte di ispirazione e soprattutto la fonte di quella calda, luminosa umanità che filtra dai suoi libri, che sono pervasi da un senso di fraternità, di fratellanza universale, direi. Io ricordo alcune pagine straordinarie di un romanzo intitolato Il Clandestino, con il quale vinse il premio Strega, e nel quale appunto un rapporto tra comunisti e fascisti è risolto in termini di reciproca pietà e comprensione, al di sopra delle parti, col senso dell'umano che gronda nelle sue pagine. Ma Tobino è anche un poeta autentico. Forse la sua fama di scrittore, di narratore, ha messo in ombra le sue poesie, che sono poesie di calda umanità, come sentirete, che nascono dalle esperienze della vita, che le registrano con una sensualità, con una sensuosità che le rende vive e che ci fa rispecchiare in loro. Fanno ricordare una frase stupenda che mi disse una volta un grande poeta. Mi disse: quando si legge un poeta vero, si legge se stessi. Ecco, quando si leggono le poesie di Tobino, si legge noi stessi, cioè ci rispecchiamo, sentiamo che quei sentimenti, quelle emozioni, quelle sensazioni sono le nostre, alle quali lui ha saputo dare voce. La poesia con cui ha vinto è una poesia che
ha come tema il tempo, il sentimento del tempo e la morte, ma io vorrei leggervi da un libro che raccoglie quasi tutta la sua opera poetica, poche cose che sembrano ricordare la poesia di stasera, perché anche qui c'è un fiore, anche qui c'è questo sentimento della morte. Quello sicuramente certo è che una volta verrà la morte e mi comporrò come un fiore che ha finito il profumo. Cadrò nel freddo nulla, non amerò più tutto il mondo, divenuto come un'ala di mosca staccata dal corpo, nessuna tirannia mi farà dolorosamente riflettere. E ancora, oh Dio, chiunque tu sia, o non esista, o trascorra come concetto le nostre menti, benedici anche me. Tobino è di Areggino, ma ha vissuto esperienze di guerra a Livorno. E ci sono alcune poesie dedicate a Livorno che ci riportano appunto a quegli anni. Spero di trovarla senza farvi attendere. I sogni mi bruciano la giovinezza, mi corrono per tutto il sangue, mai sazi e via scacciati si riaffondano furenti e dolcissimi come il sole. Il sogno della vita è ancora da vivere, la vita che verrà, o celeste o nera, ma certo verrà rigogliosamente, l'uva salsa in fermento nelle botti. Morire con la camicia slacciata da eroe plebeo che una volta cantò le rose che gli occhi ebbe di cielo. Morire come una statua greca che gli mozzano il capo i zappatori. Avanti con la miseria, i calzoni leggeri di freddo, ma tra i bambini l'amore canta libero, con loro siamo felici. E vengo alla poesia di questa sera, intitolata Viole messe in luce. Quando finalmente questi sogni, questo illuminare di idee, questo leggiadro e lento desiderio di donne, questo riafferrare continuamente l'armonia, questo soffrire di rami smembrati, questo guardare campi aperti che non finiscono al di là di valli e di monti, questo ascoltare il rimuovere eternamente limpido argento che fa il mare, quando questa rabbia di canto, questo disperato abbracciare di vita, questo atroce mattutino cammino si faranno lieta, leggera, grigia polvere, sollievo come di viole messe in luce, sorrisi di finita beatitudine. Mario Tobino. Ascoltavo contemporaneamente questo mio nobile amico che è stato così generoso con me, guardavo le campanile che è del Settecento, quelle casine, com'è bella che sei non senese, beati voi che ci state. Questa è la Toscana, è il nostro paese, evviva che sei non senese, mi sono profondamente grato di essere stati così buoni con me. Allora, arrivederci e grazie. Ah, mica te la cavi così.
andare via perché c'è la premiazione ufficiale. Quindi il sindaco di Chiesino Sanese. Mi dai che l'ho conosciuto, Mastro Zette si chiama, il famoso orafo. E guardate, che più non si scherza. Pregherei anche Mastro Setti di salire sul palco. Poi ora procediamo alla seconda classificata, Franca Pacchega, che verrà premiata dall'assessore al turismo Arbi. Procediamo al terzo classificato, Antonio Cacacio di Lido di Venezia, che verrà premiato dal giornalista Nino Negri, membro della commissione giudicatrice. La parte, diciamo così, letteraria del premio si conclude e adesso torna il giovane Michelozzi per procedere alla seconda parte, quella che riguarda il teatro, che vedrà premiati i due vostri beniamini. Facciamo un applauso anche a Julia Jones per essere stata la madrina di questa manifestazione e soprattutto a Luciano Luisi che ha accompagnato con delicatezza la premiazione. Facciamo un applauso a tutti quanti e di nuovo complimenti a coloro che si sono aggiudicati la 12ª edizione del concorso nazionale di poesia Il Fiore, di cui ricordiamo il primo vincitore è stato lo stesso Luciano Luisi. Questa è una serata particolare, credo che dopo due lustri, poco più di due lustri, si possa aggiudicare questo premio senza retorica, senza grossa partecipazione, ma con grande intensità per il valore e soprattutto la presenza di alcuni uomini. Credetemi, questa sera noi ospitiamo personaggi, come ho ripetuto prima, di rara umanità. Mi sento questa sera con grande emozione e grande onore di presentarvi due personaggi che hanno dato al teatro, al cinema, alla radio e alla televisione stupendi arazzi che ancora oggi si ricordano con grande memoria. Questa sera premiamo, c'è la premiazione, la consegna della Stella d'Argento, il riconoscimento che viene annualmente riservato a un personaggio del mondo dello spettacolo, che bissa questa sera con due personaggi di grande e straordinaria vena interpretativa. Vi do innanzitutto il curriculum vitae dello spettacolo e del genio, credo, di un grande personaggio. Partecipato nel 1949, dopo essersi diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, con il debutto con il grande Edoardo De Filippo. Poi inizia nel 1963 una carriera altisonante, dalla Compagnia dei Giovani fino a grandi e grandi successi, da Chi è di scena con Anna Magnani al film Il ferroviere con Pietro Germi, in teatro con i sei personaggi In cerca d'autore di Luigi Pirandello, alla Bugiarda di Fabbri, alle Tre sorelle di Anton Chekhov, a Metti una sera a cena di Patroni Griffi, a Edda Gabler di Ibsen, alla Fortuna con l'F maiuscola ancora di Edoardo. Nella stagione 87-88 si è cimentato in una prova straordinaria di interpretazione difficile e affascinante, il personaggio di Baldovino nel Piacere dell'onestà ancora di Pirandello. Dopo questo premio della Stella d'Argento sarà a Taormina per ricevere, quale vincitore per il maggiore incasso, il premio del biglietto d'oro. Ed è con grande partecipazione di pubblico ed è con grande emozione, signori e signori, che abbiamo come ospite Carlo Giuffrè.
Carlo Giuffrè, che avete visto è stato un personaggio poliedrico. Personaggio poliedrico che è andato dal teatro alla radio, dal cinema alla televisione, attraversando tantissimi anni. Carlo Giuffrè, grazie per essere presente, grazie soprattutto per essere a Chiesa Nunzianese con questa partecipazione, credo, memorabile, e questa sera, per l'occasione, avrà l'onore di leggerci una lirica. Io vi ringrazio, sono molto, molto felice di accodarmi a colleghi illustri che qui ho letto nel libro che parla appunto dei 12 anni del premio Fiore, molti colleghi, dicevo, di fama che qui sono citati, Nando Gazzolo, Ugo Pagliai, Pino Caruso, Squarzina, Gianfranco Iannuzzo, Vittorio Caprioli, vincitore lo scorso anno, e ora tocca a me prendere questo premio e io sono molto felice, molto contento. Tra l'altro non è stata neanche faticosa arrivare qui, perché io amo la Toscana e ho una residenza estiva a Quercianella, non molto lontano, un'ora di macchina da qui. La serata è piacevole, io ripeto, ho gradito moltissimo questo premio e voglio, siccome è una serata soprattutto di poesie, voglio recitarvi una breve poesia di Salvatore Di Giacomo che si intitola Pianoforte Notte. Lo pianoforte notte suona lontanamente e a musica si senta pall'aria sospirare. È luna, dormo vi con goppa sta nonna in un motivo antico tanto tempo fa. Dio quanta stella in cielo, che luna, e caria dolce, come una bella voce vorrei sentire cantare. Ma solitaria e lenta, moro un motivo antico, se fa più cupo vica dentro all'oscurità. L'anima mia soltanto rimane a sta finestra, aspetta ancora e resta ingantandosi a pensare. Signore e signori, Carlo Giuffrè. C'è la premiazione. C'è la premiazione da parte del sindaco di Chiesina Uzzanese Cortesi, che fa dono di questa splendida opera di Mastro Sette dell'Orafo di Trento. Stella d'argento. Buonasera. E soprattutto sono felice questa sera di aver incontrato e conosciuto Mario Todino e gli altri poeti premiati qui stasera. Grazie. Questo anche il suo, certo, di Stefano Mastrosetti di Trento, orafo famoso. Ecco, fotografiamo il bellissimo oggetto. Grazie, arrivederci. Vediamo che Mastro Sette è anche l'autore del Fiore. E dopo Carlo Giuffrè, credo un personaggio fantastico. Credo che non sia uso comune raccontare coloro che passano, forse ignobilmente certe volte, con alcune critiche assurde, per coloro che sanno farsi amare sia dai piccoli che dai grandi. Ma vi posso assicurare che è stato di una vena profonda a livello di interpretazione, soprattutto di arguzia, quell'arguzia che spesso e volentieri oramai manca soprattutto dal televisore. Attore di rivista, di cinema, del dramma italiano, fra l'altro protagonista insieme a un'altra grandissima interprete del nostro teatro e della nostra televisione, Bice Valori. Nel 1946 si diplomò in recitazione presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e nello stesso corso militavano Tino Boazzelli, Nino Manfredi e Giancarlo Sbragia. E debuttò poi nel 1946, pensate, ci sono 44 anni di storia di teatro sulle sue spalle. Andando a interpretare dal Don Giovanni di Molière lo scontro nella notte, col naso lungo e con le gambe corte della formidabile coppia Garinei e Giovannini. E ancora la rivista dell'intelligente performance di Senza Rete, e poi premiato con il microfono d'argento
nella rubrica televisiva Canzonissimo. Ed è con altrettanto onore che abbiamo come ospite questa sera a Chiesina Ozzonese Paolo Panelli. Paolo Panelli, con cui Delia Scala e Nino Manfredi hanno formato un trio eccezionale che stasera è ospite di Chiesina Ozzonese. Credo più che un volto inconfondibile, delle gag inconfondibili per Paolo Panelli, che questa sera sicuramente non lascerà a bocca asciutta Chiesina Ozzonese. No, io volevo soltanto dire due parole, perché ho fatto questa strada miliardi di volte, cioè l'autostrada Firenze-Mare, e mi domandavo sempre: ma che è sta Chiesina Ozzonese? Che è? Stasera finalmente la conosco, ed è un posto molto carino, dove c'è una vestigia storica che è rappresentata dalla vostra chiesina, che metteva conto che si chiamasse questa frazione Chiesina Ozzonese. Poi voglio dire, spendere una parola molto seria su questo premio. Vale a dire, noi in Italia non attraversiamo un grande periodo storico di rinnovamento delle arti, delle lettere, dei costumi, perché attraversiamo un periodo storico tecnico dove impera la tecnica. Quindi il periodo dedicato alle arti, alle lettere, ai costumi un po' deve soprassedere. Ora, questo premio ha un suo valore per me proprio culturale, perché nonostante le migliaia di premi che si fanno in Italia, questo veste una forma culturale, vale a dire che noi siamo un sovrappiù alla manifestazione, ma la manifestazione per la poesia è un fatto culturale italiano, e di questo io sono molto contento che avvenga questo in Italia. Ora, non vorrei drammatizzare molto la situazione, perché dato che è una serata dedicata alla poesia, io mi permetterò di dirvi una poesia un po' seriosa, vera, umana, seriosa, del Carducci. E come dicono gli esperti, l'attore comico che dice una cosa seria forse non la dice male, perché l'attore comico che coltiva l'ironia lascia da parte tutti i manierismi, tutte le forme, tutte le convenzioni dell'esibizione, per essere un perfetto esecutore della parola del poeta. E con questo vi voglio dire, modestissimamente, la poesia Il Bove del Carducci. O pio bove, e mite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi, o che solenne come un monumento tu guardi campi liberi e fecondi, o che al giogo inchinandoti contento l'agile opera dell'uomo grave secondi e ti esorta e ti punge, e tu col lento giro dei pazienti occhi rispondi. Dalla larga narice umida e nera fuma il tuo spirito, e come un inno lieto il mugghio nel sereno aer tuo si perde, e dal grave occhio glauco entro l'austera dolcezza si rispecchia ampio e quieto il divino del pianto silenzio verde. Paolo Panelli, a cui consegniamo il premio, per cui è intervenuto questa sera, si dimenticava pure il premio, viene consegnato dal segretario dottor Cosci a Paolo Panelli, Stella d'Argento, quale personaggio del mondo dello spettacolo premiato quest'anno a Chiesina Ozzonese. Grazie ancora.
signor Panelli. E abbiamo un altro premio, questa volta dottor Cosci, che rappresenta l'ente provinciale turismo di Pistoia per l'organizzazione del concorso nazionale, per l'impegno ancora una volta affinché questo concorso venga lanciato di nuovo in Italia per la grande tradizione della poesia. Viene premiato con questa targa offerta dal comune di Chiesina Uzzanese nella persona dell'assessore al turismo Arbi. Io devo dire, per me è una sorpresa, io vi ringrazio, credo di non meritarmi questo premio. Poi un premio, diciamo così, per i miei piccoli meriti in mezzo a tanti grandi talenti. È un merito che ti aspetta. Sono presenti questa sera. È un motivo di grande soddisfazione e vi ringrazio sinceramente. Bene. Complimenti ancora al dottor Cosci. E adesso c'è una piacevole quanto dolce sorpresa. Il maestro Sandro Bartolozzi ha musicato la poesia A mia madre di Luciano Luisi, tratta dal suo volume La sapienza del cuore, poesie 1944-1986, che sarà interpretata dal soprano Sabrina Pesci, accompagnata dal maestro Luca Pacini. Però prima dell'interpretazione canora da parte del maestro, che invitiamo sul palco, Luciano Luisi declamerà la lirica che adesso sarà interpretata dalla stessa Sabrina Pesci. Questa è stata una sorpresa, naturalmente, fino al momento in cui sono arrivato in albergo e ho letto il programma dove c'era scritta anche questa sorpresa, e come tale non è più stata, ma mi fa molto molto piacere. Allora, prima la gentile soprano legga, io vi do lettura di questa breve poesia. A mia madre, benedetta tu sia come le api col loro lieve ronzio che sciamano suggere il polline per dire grazie alla vita con il miele, e come gli umili fiori dei campi che nel breve apparire danno al prato più luce, e benedetta come questi passeri che s'accontentano di ciò che trovano, chiedono così poco per esistere. E benedetta tu sia per lo stupore che t'accendeva gli occhi di bambina, quella ricchezza che m'hai lasciato scusandoti in dono. Thank you.
Ancora un applauso a Sabrina Pesci, al maestro, a Sandro Bartolozzi che ha musicato la lirica di Luciano Luisi. E adesso c'è il saluto del segretario del premio. Che funziona. Cioè vi volevo ringraziare, credo che sia stata una bella serata e vi vorrei farvi vedere e vorrei che accogliete con un bellissimo applauso i premiati di questa sera. Iniziamo dal Mario Tobino. Prego Mario Tobino, attenzione Fini per una foto ricordo. Poi Carlo Giuffrè. Paolo Panelli, Luciano Luisi, Marco Sette, Cacace e tutti gli altri, vi pregherei di venire sul palco per una foto ricordo. Lasciarvi ancora due cose. Ricordiamo che il programma della settimana chiesinese prevede per domani sera l'esibizione della Vecchia Guardia. Mentre ci sono le foto di rito. E per i pochi intimi che sono rimasti, e sotto richiesta di alcune persone che ricordavano una poesia di un certo Sirio che due anni fa declamai su questo palco, adesso Maurizio Costanzo ha portato alle stelle Sirio e Romano Battaglia, vi auguro la buonanotte con questi versi. Alzatevi ogni mattino sereno e ringraziate Dio di essere ancora al mondo, guardando il cielo con occhi luminosi. E ricordatevi che nella vita ci sono giorni pieni di vento e pieni di rabbia. Ci sono giorni pieni di pioggia e pieni di dolore.